Si chiama Quasi Normale il progetto ideato da Domenico Colangelo e Sebastiano Covone e che ha come obiettivo conclusivo la realizzazione di un vero e proprio cortometraggio sulla piaga del femminicidio, un tema purtroppo di strettissima attualità in Italia. La forza di comunicazione dello strumento cinematografico diventa quindi veicolo di sensibilizzazione e denuncia contro la violenza sulle donne. Ai nostri microfoni Domenico Colangelo, attore e autore di Sala Consilina, spiega come nasce il progetto Quasi Normale e come si può diventare parte attiva nella sua realizzazione grazie alla campagna di crowdfunding lanciata sulla piattaforma web Produzioni dal Basso. Quasi Normale nasce da un incontro fra me, che sono lo sceneggiatore, l'attore protagonista, e Sebastiano Covone, che è il regista sceneggiatore del cortometraggio. Nasce durante un incontro in un contesto artistico che è quello di Art House a Eboli, una casa delle arti in un bene confiscato alla Camorra, e io sottoposi a Sebastiano questo mio testo teatrale, questo cortometraggio, questo corto teatrale monologo che presentai alla Stampa di Torino il 2013, e da lì abbiamo tirato fuori partendo da quel testo abbiamo tirato fuori una sceneggiatura cinematografica inserendo il personaggio femminile molto importante ed altri personaggi, creando una storia vera e propria con delle ambientazioni diverse. E quindi è un progetto ambizioso, un progetto che vuole arrivare nei festival, nelle manifestazioni a tema, nelle scuole come progetto di educazione. E qual è l'importanza di questo progetto? È che è un progetto che parte dal basso. Quindi un progetto che è aperto a tutti, tutti possono partecipare attraverso questa campagna di crowdfunding. Che cos'è il crowdfunding? Il crowdfunding è una vera e propria raccolta fondi, ma molto diversa, cioè una raccolta fondi in cui chi partecipa, partecipa attivamente, partecipa al progetto attivamente, e lo fa iscrivendosi sulla piattaforma online che è Produzioni dal Basso e sostenendo il progetto con qualsiasi forma di donazione. Se poi uno vuol diventare coproduttore del film, quindi far parte della produzione, essere inserito nei titoli coda, avere delle ricompense, stare sul set, può acquistare da un minimo di 10 euro, quindi da una quota minima di 10 euro fino a un massimo di quote di 100 euro, 200 euro. È una cosa che mette insieme tutti, dagli enti pubblici, quindi dalle istituzioni, fino ai semplici cittadini e ai privati cittadini. È un progetto che vuole, come ho detto, è ambizioso e vuole essere un motivo di denuncia di un fenomeno così estremamente grave.